tempo di bilanci, il nostro nuovo bilancio 2022-2024 ha un piano di investimenti ambizioso, un piano di investimenti che come sempre mettono al centro le scuole, ma anche tanti altri temi come la mobilità sostenibile o anche la sicurezza, con quasi 300.000 euro di investimenti in nuove telecamere, nuovi accessi, così come è importante il digitale, sul quale si lavorerà su tutto il 2022 proprio per rendere la nostra città sempre più a misura di lavoro da casa. C'è un piano importante sulla mobilità sostenibile, la nuova ciclabile Modena-Maranello, le rotonde, ma ancora un lavoro di manutenzione sui parchi, sulle nuove aree verdi, perché la nostra città vuole confermarsi, anzi vuole diventare sempre di più una città verde, sostenibile, accogliente. Non ultimo, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, la sostenibilità economica con il rientro del debito e un aumento del patrimonio. La sostenibilità sociale con i tanti servizi che ci sono, sia sociali che educativi, la sostenibilità ambientale con i parchi, con nuove aree verdi, ma anche con delle aree sportive nuove e all'aperto. Nei prossimi 3 anni più di 5 milioni di euro verranno dedicati alla sicurezza nelle scuole, in particolare per l'adeguamento sismico delle dommazioni di Corlo, per il terzo stralcio delle medie Fiori di Formigine che vede interessato soprattutto la palestra della scuola e nella realizzazione del nuovo polo dell'infanzia 0-6 anni Prampolini che andrà a sostituire l'attuale scuola dell'infanzia di Casinalbo. 700.000 euro saranno dedicati alla ristrutturazione energetica di palestre del nostro territorio. Sui nidi investiremo nuove risorse per ampliare il numero delle strutture. Attualmente è in corso la ristrutturazione dell'ex circolo Flora che diventerà un nuovo micronido per 15 bambini e un'altra sezione farà parte del polo dell'infanzia a Prampolini in aggiunta appunto alla scuola dell'infanzia. E dopo l'inaugurazione del secondo straccio della piazza che ha cambiato volto al centro storico, continua la riqualificazione del centro storico come? Andando a riqualificare alcune vie molto importanti del centro. Quindi via San Pietro, verrà rifatto il manto stradale, verrà rifatto il marciapiede, pedonale, ma soprattutto viene fatta una ciclabile che collegherà il centro storico a Villa Gandini. A seguire ci sarà il rifacimento della strada principale di Formigine, che è quella che diciamo così centrale, via Tenuto Trieste. Ne verrà rifatto la parte sud, il marciapiede e soprattutto la ciclabile in sicurezza. E soprattutto verrà rifatta tutta l'illuminazione a LED. E per finire avremo anche via Monte Grappa, che verrà messa in sicurezza. Puntiamo a una mobilità leggera ed avere un centro storico sempre più bello, sempre più vivibile. Per il nostro comune, chiaramente essendo io l'assessore alla cultura, l'assessore alla città della bellezza, non posso che dire che continueremo a fare investimenti anche su quei beni immateriali come il pensiero, le idee, la diffusione della lettura, che sono gli antidoti molto importanti per certa stupidità a volte imperante della nostra società. È chiaro che faremo degli investimenti sul nostro castello, sul museo multimediale, sul nostro auditorium, ma voglio chiudere parlando della biblioteca, una delle più belle biblioteche del nostro territorio. Abbiamo detto che leggere un libro è molto importante per capire noi stessi, per capire la vita, per capire il mondo, ma è chiaro che se leggiamo il libro in un bel posto, possibilmente in un posto fresco, ancora meglio. Dico un posto fresco perché abbiamo intenzione di investire 120.000 euro sul condizionamento, sull'aria condizionata per la nostra biblioteca, in modo che i nostri utenti si trovino sempre meglio nel nostro luogo. Il Comune di Formigine è intenzionato a realizzare la importante rotatoria nell'intersezione tra la via Imperatora, via Stradella e via Sant'Antonio. Questa importante rotatoria metterà fine definitivamente al problema degli incidenti stradali in quell'incrocio e consentirà di migliorare il collegamento con la frazione di Colombaro. Un'altra importante infrastruttura che intendiamo realizzare sempre nel corso del 2022 è un collegamento viario tra la via Sant'Onofrio e Piazzale Brodolini. Questa piccola infrastruttura consentirà al traffico della zona Regioni di poter raggiungere direttamente la via Giardini, ma in particolar modo il sottopasso
via Beato Rolando Rivi, che consente ai formiginesi di raggiungere direttamente la Modena Sassuolo. Anche questa è un'importante infrastruttura che migliorerà le condizioni di vita dei nostri concittadini. Il prossimo anno, in tema di sostenibilità, in particolare di trasporti, ci vedrà impegnati nella realizzazione di nuove ciclabili. Per un investimento pari a 128.000 euro, ci vedrà quindi pronti nella realizzazione di una ciclabile che parte da via Quattro Passi e arriva fino a via Tassoni, quindi continua il percorso definito dal Biciplan dell'asse dei Miti, quindi continuiamo a lavorare su un collegamento che non si ferma solo all'interno del nostro comune ma va ben oltre, quindi parte da Maranello e arriverà fino a Modena. Si sta realizzando infatti in questo periodo un'altra parte di collegamento che quindi andrà da Obersetto fino a Quattro Passi e così continueremo per arrivare quasi a circa 2 km di nuova pista ciclabile sul nostro territorio. Oltre a questo, ci vedremo sempre focalizzati su progetti di partecipazione, una partecipazione che continua proprio perché per fare una Formigine sostenibile si deve fare insieme, in collaborazione. Proprio per questo, nei prossimi mesi continueremo anche a lavorare sul piano urbanistico generale, fondamentale per la Formigine del futuro e quindi una Formigine sostenibile. Occuparsi di politiche sociali vuol dire in questo periodo soprattutto essere attenti al potenziamento dei servizi verso le persone fragili. Stiamo aprendo l'Officina della Memoria, che è un nuovo servizio rivolto alle persone che possono essere aiutate a avere un invecchiamento positivo, quindi a rendersi conto di come ritrovarsi insieme, fare attività insieme, possa favorire quella socialità che aumenta il benessere delle persone e le fa invecchiare meglio. Un altro aspetto molto importante in questo periodo è cercare di risolvere il problema abitativo. Proprio per questo l'amministrazione comunale si è attivata con un bando per cercare di dare garanzie ai proprietari in modo che mettano a disposizione dei appartamenti a persone che stanno subendo lo sfratto. E un altro aspetto molto importante è valorizzare sempre il ruolo delle associazioni. Le associazioni danno un contributo fondamentale alla buona riuscita di tutti i nostri progetti e di tutti i nostri servizi.